fuori dall'area per non far capire se tiri di destro o di sinistro. Parte Pjanic, la palla fuori per Alex Perdianino! È il tuo compleanno, Danilo! Meno male che oggi ti hai fatto un regalo e ce l'hai fatta noi, perché nelle ultime uscite era inguardabile! Danilo, quinto minuto di gioco, vantaggio Juve con un destro potente, forte, dentro la porta, palla corta di Pjanic, fuori dall'area di rigore, punizione, anzi, calcio d'angolo da destra, è uno schema, Danilo tira, non so se c'è anche una deviazione, adesso vediamo, no, non la vede bene Consigli perché fa una mezza papera, perché va col guantone alto, si butta a sinistra, la palla gli passa in mezzo, non è un golasso, è un tiro forte, ma Consigli ci mette del suo. Tanti auguri Danilo, tanti auguri Danilo, tanti auguri Danilo. Di Gabriel, perché scusami, fra la palla per Pjanic, perfetta, c'è dentro Higuain che può tirare. Gonzalone, Gonzalo, Higuain, 2-0 Juve dopo 11 minuti, palla perfetta, perfetta di Pjanic. Questo era il Pjanic che noi ricordavamo da Roma. Io lo ripeto, siamo sul 2-0 dopo un quarto d'ora, ma di questa Juve qua, in questo periodo qua, mi fido ancora poco dopo le due ultime uscite. Io ripeto, è in panchina oggi, ma non gioca da 7 mesi. Ancora un pallone dentro, ancora Caputo che si gira, arriva poi la palla! Gol del Sassuolo. Era nell'aria, ragazzi. Era nell'aria, Juricic. Non l'ho visto. Segna con una carambola che arriva in mezzo all'area di rigore. Se lo perdono adesso voglio capire chi se l'è perso, perché la palla è arrivata forte, questo è un gran gol comunque, quinto gol in 24 partite. Occhio a Berardi che non potrebbe calciare sulla barriera perché c'è Bernardeschi dietro. Parte Berardi a giro, gol, l'applausi sto ragazzo, mamma mia. Che poveri, il carattere non è andato. 51 di gioco, la magia di Domenico Berardi, e il Sassuolo la pareggia. Verso Sassuolo, occhio a Berardi, uno contro uno con Alessandro, rientra sul destro, la mette dentro, 3-2. Ragazzi, cioè, no, ragazzi, ma ragazzi, incredibile, ragazzi, incredibile, è arrivato anche Ciccio Pezzetto. Ragazzi, ma si sta rivedendo la stessa cosa di San Siro, si sta rivedendo la stessa cosa di San Siro. E io è 2 giorni che predico calma con Sassuolo di De Zerbi, perché la Juve non sta bene. Da 2-0 a 3-2. 2-0, 3-2. Si attacca in maniera molto più convinta, molto più brillante, molto Betancourt, più pericolosa. Palla dentro, corta! 3-3 di Alessandro. Questa è l'esultanza, perché sono incazzato nero. Sono incazzato nero. Sono incazzato nero. Primo in classifica, incazzato nero.